Si sta male, ci facciamo del male, alla fine perpetuiamo una sofferenza che non meritavamo, ma ce la infliggiamo noi stessi. E allora è il Signore che ci dice: guarda, i tuoi diritti sono io per primo che li custodisco, e hai tutto il modo, in alcune società anche, in qualche modo, di farsi valere i diritti che ci appartengono. Non naturalmente nella violenza, tantomeno con sentimenti di vendetta, ma soprattutto se proprio vuoi essere felice e se proprio, ecco, questo pane che mangiamo può e deve avere, no, tutti i suoi benefici dentro di noi, questo è un pane che ci insegna il perdono. È quel pane che Gesù ha spezzato quel giovedì santo, quando ha sentito il fiato di coloro che lo avrebbero tradito e messo a morte. Eppure quel pane donato a noi, quanto abbiamo bisogno di questo pane, perché possa purificarci, possa purificare il nostro cuore e possa darci la possibilità di andare oltre tutto il male che abbiamo ricevuto, e soprattutto alla fine essere accorti, perché mai e poi mai possiamo ritrovarci noi nel ruolo di coloro che fanno del male al nostro prossimo.